L'Italia può contenere l'intera Africa? È una domanda. Lei sa che ci sono nello sterminato continente africano, con 1.600.000.000 di persone, almeno 200 milioni di persone che sarebbero desiderose di venire qui ora e adesso? È tornato a parlare di immigrazione lo psichiatra Alessandro Meluzzi, ospite ad Arezzo di un incontro organizzato da Confcommercio Professionisti 4.0. Le polemiche quotidiane sulle continue dichiarazioni del ministro dell'Interno Salvini per le sue posizioni legate a sbarchi, rom e migranti non scalfiscono la ferma convinzione di Meluzzi sulla necessità di un cambio di registro rispetto alla mera accoglienza adottata dal nostro paese negli ultimi anni. In una società in cui lo smartphone è arrivato prima della catena di montaggio taylorista o prima dell'agricoltura e quindi di fronte ad una visione mediatica di un'Europa percepita come un Bengodi, come un paese dei balocchi dove si può avere tutto in cambio di nulla, è chiaro che la pulsione a vendere il proprio campo ai cinesi e a mettersi in viaggio in un viaggio della speranza per venire qui è irrefrenabile. Una civiltà degna di questo nome sa avvalersi degli strumenti della persuasione ma anche da quelli della dissuasione, e se noi non esercitiamo un'azione dissuasiva nei confronti di questa migrazione biblica, semplicemente saremo travolti noi e l'Africa non avrà alcuno sviluppo, perché forse le sue energie migliori, quelli che partono non sono gli affamati, verranno qui per non fare nulla, laddove là potrebbero contribuire ad una crescita del prodotto interno lordo dall'8 al 10%, come in Nigeria, come in Ghana, come in Costa d'Avorio, invece che venire qui a farsi mantenere dal nostro residuo welfare state.